che avete accanto e dite: sei proprio nel posto giusto, al momento giusto. Oggi Dio parlerà la nostra vita, amen. Io lo voglio, io lo dichiaro. E io questa mattina voglio celebrare il mio Dio insieme alla mia Chiesa, voglio fargli una festa perché Lui è degno di ogni onore, di ogni lode. Il salmista Davide diceva: io ti loderò, Signore, io ti loderò, Dio mio, e io lo farò con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Non c'è una stagione buona per adorare Dio e una meno buona, ma in ogni tempo Lui è degno, amen. E quando si alzerà il gigante della paura, cosa farai? Io e mio marito abbiamo deciso di lodare l'Eterno in ogni tempo. E quando si alzerà il gigante della malattia, cosa farai? Io e mio marito abbiamo deciso di lodare l'Eterno in ogni tempo. E quando si alzerà qualsiasi gigante, che sia una prova, che sia di pressione per la tua vita, cosa farai, Chiesa? Io loderò l'Eterno in ogni tempo. Amen. Amen. Questo è per te, Dio, perché tu sei degno. Vogliamo celebrare il tuo nome e darti il meglio della nostra lode. Amen. E amen.
ancora chiesa. Quando le tenebre proveranno a circondarmi, io nomerò, quando davanti a me non vedrò la strada, io nomerò, perché la lode è il mio grido di battaglia, so che vincerò. Sola parola, ti porti alla vita.
trasformato la mia vita. Quando pensavo fosse hai finito, hai cancellato la parola morte ed hai creato la vita. Ogni giorno mi doni un sorriso, perché ridere è parte di te. Tu sei il leone di Giuda e reggisci per me. Hai trasformato la mia vita quando pensavo fosse finita. Hai cancellato la parola morte ed hai creato la vita. Ogni giorno mi doni un sorriso. Leone di Giuda.
tirato fuori dalle tenebre, mi hai portato nella tua luce. Tuttora risplende, tuttora un senso, tu mi hai dato una speranza, tu mi hai dato un futuro, una speranza. Questa sera, che ognuno possa vedere, che ognuno possa vedere, che tu hai uno scopo, tu hai un futuro, una speranza, tu hai un futuro, una speranza, Dio, la voce dichiara quello che è impossibile, è possibile, è
possibile con te. Oh, spingimi oltre.
Quanti di voi pensano di vivere una vita a caso? E che quello che succede è un caso. Vi racconto una piccola storia. Quanti di voi conoscono il re Saul? Quanti di voi conoscono il re Saul? Un giorno uscì da casa. Lui non era ancora un re, era un figlio di famiglia, faceva parte dei beniaminiti. E succede qualcosa, che il padre gli dice: Saul, ho perso le asine, non trovo più le mie asine, sono scappate, per favore vai a vedere dove sono. E lui prende un servo e inizia a cercare queste asine e va per i monti, va per la pianura, inizia a muoversi in cerca di queste asine. In maniera obbediente fa quello che Dio gli chiede, quello che il padre gli chiede di fare. E lui pensava di essere uscito da casa alla ricerca di asine, ma in realtà non fu così. C'era un progetto più grande. E a volte noi pensiamo di fare delle cose convinti che il proposito sia quello, ma Dio guida i nostri passi. La Bibbia dice che Dio guida i nostri passi, Dio fa sentieri davanti a noi. E quella mattina c'era un proposito di Dio. Le asine sono state guidate da Dio stesso. Io immagino Dio parlare alle asine dicendo: asine, dovete andare via, perché io ho un proposito per Saul oggi. Perché Dio parla alla creazione, parla alle sue creature. E quella mattina le asine ubbidiscono e scompaiono dalla faccia e dalla casa di Saul. E Saul in maniera obbediente va lì. E sapete la cosa straordinaria? Che cerca a nord, cerca a sud, cerca da ogni parte. Ma a un certo punto dice: si è fatto tardi, adesso mio padre sarà più preoccupato per me che per le asine scomparse. E le asine non erano un animale qualunque, era prosperità. E non erano asini, erano asini, asine che avevano ventri. Parla di moltiplicazione, parla di prosperità, parla dell'azienda di famiglia, perché era su loro contavano. A un certo punto, quando Saul dice: torniamo a casa perché io non trovo le asine, mio padre sarà preoccupato, succede una cosa, che il servo che era accanto a lui dice: guarda, qui vicino c'è l'uomo di Dio, ho sentito parlare di un uomo che quello che dice è verità e succede veramente, lui sa tutto, interpella Dio e sa tutto. E Saul dice: ok, andiamo lì. E vanno lì e incontrano un uomo e gli dicono: scusi, ma lei sa per caso dov'è il profeta di questa zona? Era proprio lui, li stava aspettando. E Samuele era lì pronto e li riceve a casa. E la Bibbia dice in 1 Samuele 9:22: ma Samuele prese Saul, il suo servo, li introdusse nella sala, li fece sedere alla testa degli invitati, che erano circa 30 persone. Li fa sedere alla testa degli invitati, non in un posto qualunque. Questa parola ha a che fare con cum, macum, che significa: è arrivato il tempo che tu prenda la tua posizione. Lui era uscito per cercare delle asine e tornò con una posizione. E i versi continuano: Samuele disse al cuoco: porta qua la porzione che ti ho dato, dicendoti: tienila da parte vicino a te. C'era qualcosa che Dio aveva detto a Samuele, c'era qualcosa che Dio aveva preparato, che non era solo una posizione, ma era un bottino, era prosperità, era qualcosa che andava al di là di poche asine perse. E Dio gli ha detto: stai tranquillo. Samuele parlava per bocca di Dio: le asine sono tornate da tuo padre. Il proposito per cui tu sei uscito non è il proposito vero che tu pensavi. C'è un naturale che scorre nella tua vita e tu pensi forse di avere perso qualcosa stamattina. Non so cosa pensi di avere perso e forse sei alla ricerca di quello che hai perso, ma Dio sta guidando i tuoi passi. Dio ha un proposito più grande di quello che tu hai.
mentre lui conserva quello che ti è toccato in sorte, stamattina ti dice: ho tenuto da parte qualcosa di grande per te, ho pilotato la tua vita, sto guidando i tuoi passi. E se tu sei qui non è frutto di un caso, se tu sei qui è perché c'è un disegno di Dio. Se tu hai fatto la strada che hai fatto per arrivare in questo luogo è perché Dio ha un messaggio per te. Dio ha un proposito oggi che è più grande di quello che tu pensi. E forse sei uscito pensando di avere perso qualcosa quando stai per guadagnarne una più grande. Alleluia! Dio ci chiama alla testa e mai alla coda. Lui dice: sarai sempre in alto e mai in basso. Oggi ringrazia Dio. Ringrazia Dio per quello che pensi di avere perso, perché Dio ti sta preparando per un miracolo più grande. C'è un miracolo più grande che ti aspetta. Alleluia. Grazie Signore. Oltre, oltre, oltre. Ogni confine, portami in alto con te, oh, apri i miei occhi e fammi vedere ciò che hai già visto per me, oh, spingimi oltre ogni confine. Quello che il naturale ci sta presentando. Alleluia. Stamattina vogliamo continuare questo momento di lode, di adorazione, donando a Dio. Non so quanti di voi sono grati per quello che Dio sta facendo, sono grati in anticipo per quello che Dio farà, sono grati per i miracoli che Dio ha compiuto. Quanti possono dire che Dio interviene nel momento del bisogno? Wow! Quando sta scadendo una bolletta, quando non hai più i soldi per fare la spesa, arriva qualcosa in maniera soprannaturale. Dio è il Dio del soprannaturale. Dio è un Dio di miracoli, ma il nostro seme scatena il miracolo. E oggi puoi seminare per scatenare un miracolo nel momento del bisogno. E mentre metti la tua offerta nella busta, di Signore, io semino oggi
per scatenare il mio miracolo domani. Quel seme porterà grande frutta. Io ti benedico, Signore, benedico le tue mani. Tu sei il donatore, tu sei la nostra banca alla quale noi attingiamo. E ti chiedo che la tua benedizione possa scorrere in questo luogo. Bagna, Signore, bagna ogni seme che porterà un miracolo nel tempo opportuno. Non ci sarà bisogno nella Chiesa che non troverà soddisfazione nel Dio che provvede. Grazie, Spirito di Dio, nel nome di Gesù. Amen e amen. Che lui è fedele? Non amen. Puoi dire che lui è fedele? Lui è fedele. Amen. Prendete posto. Abbiamo una carrellata di avvisi. Martedì 19:15 intercessione. 12 giugno e 14 giugno avremo due eventi importanti per la nostra chiesa. 12 giugno Connection alle ore 19:30, aspettiamo tutte le donne della chiesa. Donne, siete qui? Fatemi sapere che ci siete.
porta qualcuno, rimarremo a cena insieme e avremo anche delle sorprese per voi speciali che non vi riveleremo. Una cosa importante, vi chiediamo di dare adesione al leader del vostro Grace Lab in modo da avere orientativamente un numero e anche se porterai qualcuno per organizzarci per la cena, sapere più o meno che numeri avremo. Il 14 giugno alle 19:30, uomini d'onore. Ok, passiamo oltre. Sento molto silenzio. Le donne fanno più che Sara. Certo. Qua il boss siciliano dice, per favore, venite con una coppola e delle bretelle. Io pensavo fosse cambiato, ma in realtà no. O le bretelle o la coppola. Lo spirito mafioso lasciatelo a casa, grazie. Invece per quanto riguarda le donne, l'outfit sarà maglietta o camicia bianca, jeans sotto e scarpe da tennis. Siamo comode, eh? 13-15 settembre continuano i nostri appuntamenti con una casa che profuma, conferenza per le donne nazionale, 13-15 settembre. Sapete, le adesioni e le prenotazioni al link vanno avanti, non vorrei mai che le mie donne rimanessero fuori. Quest'anno non è solo riservato alle donne, ma anche alla famiglia. Il tema è una conferenza per donne, ma si tratteranno temi anche per la famiglia, faremo giochi, ci saranno un sacco di sorprese anche divertenti, quindi vi chiediamo di prenotarvi. Quindi non solo le donne, ma anche gli uomini sono chiamati a partecipare, non rimanete fuori. Potete prenotare su Telegram o in libreria. A breve usciranno gli oratori, quindi spero che tu abbia prenotato prima per non rimanere fuori, perché dal momento in cui usciranno gli oratori rischiate di rimanere fuori. Summer Camp 5-10 agosto, prenotazioni tramite link o in libreria. Sarà una settimana di fuoco e spero di fresco meteorologico. 5-10 agosto saremo a Chianciano Terme. Stanno partecipando anche da fuori la chiesa. Il link è uscito da un po', le prenotazioni potete farle anche in libreria. Quindi mi raccomando, abbiamo dei numeri limitati ad un hotel. Se volete partecipare, fatelo immediatamente prenotando. Abbiamo il nostro culto a Rieti alle ore 18. Mi raccomando, noi siamo un'unica chiesa. Lavoriamo per il risveglio, lavoriamo per predicare. Se conoscete qualcuno che abita nelle vicinanze di Rieti, invitatelo, venite, partecipate, perché sarà un tempo straordinario. E abbiamo invece due cose da dire. La prima, che una coppia speciale mi ha regalato tre doni grandiosi. Lui è lì al telefono, uno è il pastore Mirko. Buongiorno, vuole un caffè lei? Dov'è il pastore Giorgia? Bello fare così. Comunque, congratulazioni, oggi fanno l'anniversario di matrimonio. Vogliamo benedire la loro vita, soprattutto grazie per il regalo più grande che mi avete fatto dei miei nipoti. Anche Mauro e Enza hanno Hanno fatto l'anniversario l'altro ieri. Sì. Vogliamo benedire la vita di questi servi. Comunque, ti benedico, Giorgia. Ambra non c'è più, ha fatto il compleanno, volevamo fare il buon compleanno a Ambra, ma a scuola domenicale. Anche a Davide. E poi? A Davide. Daviduccio oggi fa il compleanno. Oh ragazzi, ma fate i compleanni ogni giorno. Pastore Toni ha fatto pure il compleanno oggi. Sì, mi rovini tu, rovini tutto. Ok, chiamiamo il pastore Toni e... Abbiamo, credo, eccolo. Ti sei spoilerato da solo, ma ti rendi conto? Vogliamo benedire quest'uomo di Dio. E vi chiedo di stendere le vostre mani su di lui, perché lui è una benedizione, credo. Lui è partito da Palermo pensando di cercare quattro asinelle, ora ci vuole. Ha detto stendere le mani.
Allora, c'è chi viene a trovarti da Napoli per le freddure, non per la parola, per le freddure, hai capito dove siamo arrivati? Eh? Però vogliamo benedire la sua vita, veramente stamattina riflettevo questo. Noi siamo partiti senza sapere cosa avremmo, cosa si sarebbe sviluppato. Già pensa a quello che deve dire, ragazzi, ve lo dico io. Lo so anch'io. Infatti mi viene a piangere, i fazzoletti preparati. Però vogliamo benedirlo. E grazie Signore perché Tu l'hai scelto. L'hai scelto non solo per questa città, ma per questa nazione. E lui è un uomo di relazioni e di risveglio. Grazie per lo zelo che Tu hai messo in lui, che mantiene acceso, mettendo continuamente legna nel suo cuore, nel suo altare, perché questo fuoco non si spenga. E io ti chiedo che la tua unzione su di lui possa triplicare, quadruplicare, abbondare fino a traboccare, perché chiunque sta attorno a lui possa essere unto da quella unzione nel nome di Gesù. Grazie Signore, perché l'unzione che tu hai messo nella sua vita è per miracoli, per salvezza, per formare ed alzare padri in questa nazione, per dare un modello in questa nazione. E noi vogliamo benedirlo insieme, vogliamo benedire la sua vita, gli anni che verranno, il suo corpo, la sua salute, la sua mente, dichiarare nuova rivelazione della parola, nuove connessioni soprannaturali del regno nel nome di Gesù. Amen. Buon 59esimo, ormai sei entrato nel 59esimo. Grazie a tutti, grazie anche a tutti i messaggi speciali che mi avete mandato. La maggior parte di coloro che mi mandavano i messaggi mi mandavano anche delle belle freddure. Ci ho detto, Signore, sono proprio rovinato. Buongiorno Chiesa! Alzati, saluta le persone che sono attorno a te, accanto a te, e digli: sei pronto per le battute straordinarie del pastore? Accomodatevi. Nel frattempo voglio chiedere se ci sono persone che si trovano qui per la prima volta, vi chiedo di alzare la mano. Benvenuti, vogliamo farvi un applauso di benvenuto. E vi invitiamo anche, quando finirà il servizio, che fuori c'è un banco InfoPoint dove potete chiedere tutte le informazioni, anche lasciare il vostro recapito, prendere i nostri numeri per qualsiasi bisogno, se avete bisogno di preghiera, se avete bisogno di una consulenza, se avete bisogno di informazioni riguardo tutte le attività che facciamo in chiesa, potete chiedere fuori all'Info Point. Stamattina no, vi faccio a mia moglie: amore, sei bellissima. Che lei si gira, dice: ma dimmi qualcosa di più, amore. Sette, bellissima. Questa è bella fredda, però, ancora più fredda. Poco fa, infatti, il pastore Claudio, proprio per capire quello che è, a che livelli ormai siamo arrivati, no? Vi faccio, forse quelle persone magari hanno bisogno, che se c'è troppo freddo con l'aria condizionata, eventualmente le fai spegnere. Poi c'è caldo, la fai accendere. Non ti preoccupare, pastore, mi rispondi. Dice: tanto con le tue freddure le persone non hanno bisogno dell'aria condizionata. Questa è la voce di mia suocera. Sapete qual è il colmo di una gallina? Chi la sa? Ragazzi, dovete preparare. Avere tante penne e non sapere scrivere. Comunque ora basta. Ora basta, perché tra l'altro c'è pure la parola di Dio, però onestamente vi devo dire che in questi giorni sto crescendo molto nella creatività, sto diventando uno stilista di moda, perché ho inventato un cappotto per tutte le stagioni. Quando te lo togli, quando c'è caldo, basta togliertelo. Ok, abbiamo finito, come disse il cestino, mi rifiuto, basta. Ok, io, a me piace prima fare ridere e poi fare anche piangere. Voglio farvi
una domanda. Se vi arrivasse una lettera con un invito e c'è scritto mercoledì alle ore 9 devi presentarti davanti al Presidente della Repubblica perché vuole rilasciarti il titolo come cavaliere del lavoro o ti vuole dare un titolo per onorarti, ci andresti sì o no? Quanti di voi ci andrebbero? Puntualmente alle 9. Ma se ti arrivasse un'altra lettera di un notaio che ti dice: caro signor tal de tali, se lei mercoledì alle ore 16 viene nel mio studio, io le consegnerò un assegno di 1 milione di euro che ha ricevuto come eredità. Però guardi che se lei ritarda di qualche 15 minuti può perderlo. Quanti di voi ci andranno puntuali? Non alzate, non vi preoccupate, non è che vi potete aver... Ora volete piangere? Ora vi faccio piangere da pastore. Sapete a che ora inizia il culto la domenica? A che ora? 10:15. E sapete una cosa? C'è tanto da ricevere che quando si inizia con la lode, che cantiamo, nella lode porti le cose che sono qua sulla terra, le porti in cielo. Quando poi inizia l'adorazione, tutte le cose che sono in cielo, li porti qui sulla terra. Quindi quando ritardi, sappi che puoi perderti qualcosa di prezioso durante l'adorazione. Perché sapete, oltre alla parola, il tempo della lode e dell'adorazione è un tempo importantissimo perché sei tu che stai dando a Dio. Quando arrivi in ritardo, magari è un'abitudine, dice tanto alle 10:15 inizia la lode, poi c'è l'adorazione, ci scappiamo pure perché c'è poi alle 11:20 ci sarà poi l'offerta, magari quella la saltiamo pure, arriviamo alle 11 che c'è la parola di Dio che è quella che devo ricevere. Stai dicendo che vai in un luogo solo per ricevere. È come quelli che vanno, i figli che vanno dai genitori soltanto quando devono ricevere qualcosa. Amen? State piangendo? Ok, siete pronti per la parola? Ok. Però prima della parola, per farvi capire a che livello siamo arrivati in questi tempi, guardate i messaggi che mi arrivano. Si sposano perché lui l'ama e lei pure. Quando questa settimana mi è arrivato, subito dopo il mio compleanno, mi è arrivato un messaggio del genere, ho detto: Signore, sto facendo troppo danno. Ok, il titolo del messaggio di questa mattina è Camminare nell'umiltà. Continuo il tema che ho trattato domenica scorsa e voglio prendere insieme a voi 1 Pietro capitolo 5, versetto 5, che dice: così anche voi più giovani, non sta parlando di età, sta parlando di giovani anche nella fede, siate soggetti agli anziani, a coloro che sanno più di voi, che hanno più esperienza, che vi possono consigliare, che possono benedirvi e possono anche pregare per voi. E tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Questa parola dice che dobbiamo prendere gli abiti dell'umiltà e questo parla che noi dovremmo avere lo stile di vita di umiltà, camminare ogni giorno nell'umiltà. La nostra mente, la nostra mentalità deve essere una mentalità di persone umili. Chi è la persona umile? L'abbiamo detto la domenica scorsa, la persona umile non è altro che una persona che si è arresa completamente a Dio. Essere umili non significa che tu devi prostrarti per forza a terra e dire non sono degno, non valgo nulla. No, essere umile significa che tu riconosci che tutti i doni, i talenti vengono da Dio. Amen. Quindi riconosci che tutto quello che hai viene dal Signore. Essere umile non è un segno di debolezza, di timidezza o paura, ma indica che sappiamo dove risiede la nostra forza. Amen. Essere umile significa
che io riconosco che ho bisogno di Dio e che voglio dipendere da Lui in ogni area della mia vita. Desidero questa mattina sottolineare in ogni area della mia vita, perché molte persone, molti credenti, si sottomettono a Dio soltanto in alcune aree, cercano la volontà di Dio soltanto in alcune aree, mentre in altre dico farò a modo mio. Amen. E quando si fa a modo proprio è lì che poi nascono i problemi. Il verso 6 dice così: umiliatevi dunque sotto la mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Umiliarsi sotto la mano potente di Dio, riconoscere che Lui è potente, che Lui è onnipotente, che Lui è l'Io sono, colui che può provvedere a tutto ciò che tu hai bisogno. Amen. E quindi devi dipendere alla sua mano potente e credere che Lui è colui che può guidarti in ogni momento della tua vita, sia nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti brutti, quando tu ti trovi giù, quando tu ti senti scoraggiato, Lui è pronto a prenderti per mano e risollevarti. E a me piace questa parte quando dice affinché Egli vi innalzi nel tempo opportuno. Significa che quando tu sei una persona umile e dipendi da Dio, non entri nella preoccupazione, non entri nell'ansia, ma sai che hai bisogno di Lui, sai che dipendi da Lui e sai che nel momento che Lui ha stabilito, Lui ti metterà nel posto che tu hai desiderato, nel posto che Lui ha stabilito per te, nel tempo però che Lui ha stabilito. Amen. Non nei tuoi tempi, ma nei tempi che Lui ha stabilito. L'umiltà è il mezzo migliore per la pace e per l'ordine. Sapete, quando c'è una persona umile, porta pace dentro la casa, vero o no? Quando marito e moglie camminano tutte e due nell'umiltà, c'è ordine in quella casa, c'è pace in quella casa. Ma quando c'è l'orgoglio porta divisioni e contese. Perché avvengono le divisioni nelle chiese? Perché avvengono le divisioni nelle famiglie? Semplicemente per una questione di orgoglio. No, no, io non gli chiedo perdono. No, no, si deve fare a modo mio. No, no, ho io ragione. No, no, lui non mi dà o lei non mi dà quello che io mi aspettavo. Cosa ti aspettavi quando ti sei sposato? Che era tuo marito o viceversa tua moglie che devono dare a te, e quindi tutte quelle aspettative che tu avevi magari non hai ricevuto, ma sei rimasto deluso. Ma l'umiltà ti porta alla grazia, perché cosa dice la grazia? Io ti ho sposato non per ricevere, io ti ho sposato perché voglio dare tutto me stesso a te. La grazia ti dice: cosa vuoi che io faccia per te? E quindi se tutti camminassimo con questa mentalità nella chiesa, nella famiglia, nel lavoro, secondo voi ci sarebbero contese? Ci sarebbero divisioni? No, perché tu cerchi sempre il meglio degli altri. Perché succedono le divisioni nella chiesa? Perché ognuno cerca i propri interessi, orgoglio, invidia, gelosia. Perché nel mondo ci sono tutte queste guerre? Per il potere, conquistare, ma guardate che alla fine non è altro per una questione di orgoglio, perché nessuno vuole fare un passo indietro. Amen. È così nella vita quotidianamente. Ora, noi sappiamo che tutto ciò, perché l'abbiamo detto tante volte, che tutto ciò che Dio crea, lo crea con uno scopo, vero o no? Quando Dio ha creato Mosè, qual era lo scopo di Mosè? Essere un liberatore. Era nel suo DNA essere un liberatore. Noi l'abbiamo visto sin da giovane, quando lui aveva 40 anni, quando uscì per andare a vedere il suo popolo e uccise l'egiziano. E la Bibbia dice che ci fa comprendere, secondo noi, la vita che aveva Mosè all'inizio, che lui era un tipo molto orgoglioso, perché lui era un principe, lui aveva tanti servi, lui era uno che comandava, era molto orgoglioso di ciò che era e di ciò che aveva.
La Bibbia dice in Atti capitolo 7 versetto 22: Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli egiziani e divenne potente in parole e opere. La parola dal greco è logi, che significa la facoltà della parola, l'abilità e la pratica nel parlare. In poche parole, Mosè inizialmente fino all'età dei 40 anni, secondo quello che dice la parola di Dio, la parola di Dio è la verità, dice che lui era potente nella parola, significa che aveva abilità nel parlare e aveva pratica, l'abilità della pratica e la pratica nel parlare, quindi era un uomo molto eloquente, molto potente nelle sue parole, quindi non aveva nessun problema. Ma diversi studiosi dicono, e personalmente penso che sia così, che lui divenne balbuziente a causa dell'insicurezza che entrò in lui quando fu rigettato dal suo popolo. Vi ricordate quando lui ha sepolto sotto la sabbia l'egiziano e poi si sono andati contro? E quando è stato rigettato anche dalla sua famiglia adottiva. E la Bibbia dice che, no, la Bibbia non dice, ma quello che fa intendere, poi lui divenne balbuziente a causa di questa insicurezza che è entrata nella sua vita, nelle sue paure, perché in un attimo gli è crollato tutto addosso. In un attimo, che lui era il principe, potente, esce da quella, dal palazzo del re, va dal popolo e dice finalmente io sono il liberatore, perché questo è lo scopo, perché Dio mi ha creato. Vuole fare a modo suo e in un giorno gli crolla tutto addosso perché gli vanno contro sia gli ebrei e sia gli egiziani. E quindi si ritrova lui da solo perché poi fugge nel deserto. E là inizia un processo nella sua vita. E quando Dio gli apparve nel monte Horeb, cos'è che gli ha detto? Questa è la tua chiamata, gli conferma la chiamata che sicuramente sua mamma gli aveva detto. Questa è la tua chiamata, dovrei andare a liberare il popolo. E lui gli ha detto, ma io chi sono? Io non ce la farò, io non ho l'abilità per fare questo. Ormai sono diventato un pastore di pecore, perché era rimasto per tanto tempo nel deserto, ma c'era stato un processo nel suo carattere. Abbiamo visto già qualche mese fa, ho fatto una serie su Mosè. C'è stato un lavoro nella sua vita, nel suo carattere, e quando ha detto io non posso andarci, io non ho le capacità, non so nemmeno parlare, Dio gli disse la mia presenza sarà con te. E questo ti deve bastare. Sapete un'altra cosa? Mosè non è stato guarito dal problema che aveva. Dio gli mise accanto suo fratello Aronne, che parlava per lui. Dio parlava a Mosè, Mosè parlava con Aronne e Aronne parlava col faraone. Perché Dio non l'ha guarito? Perché Dio gli ha messo accanto suo fratello Aronne per insegnare a Mosè a camminare nell'umiltà, a dipendere anche dagli altri e fare un lavoro di squadra. Perché conoscendo i caratteri di Mosè, il rischio era che Mosè potesse diventare di nuovo orgoglioso. Quindi lui doveva imparare a dipendere dagli altri, a vivere in quella condizione e dipendere da suo fratello e camminare nell'umiltà. E noi abbiamo visto che Mosè è iniziato con l'orgoglio. C'è stato un processo, è diventato umile, anzi il più umile e più mansueto che c'era sulla faccia della terra, ma Mosè ha avuto la grazia e l'abilità di continuare a camminare per tutta la sua vita nell'umiltà. Perché da persona orgogliosa può esserci un processo nella tua vita e diventi umile, ma la cosa più difficile è continuare a camminare nell'umiltà. Amen. Vediamo che in Esodo 33 versetto 1 Dio dice a Mosè, gli aveva detto a Mosè, Mosè sta parlando con il popolo, poi Mosè riceve un ordine da parte del Signore che gli dice guarda, adesso è il momento che tu prenderai questo popolo dal collo duro, lo devi guidare verso la terra promessa. Sappi una cosa, io non verrò con te, non verrò con questo popolo, io ti manderò un angelo molto forte, e sarà lui stesso che caccerà tutti i nemici. Perfetto.
Cioè, non è che Dio gli stava dicendo devi lottare da solo. Dio gli sta dicendo guarda che io ti manderò un angelo, ti manderò l'esercito, saranno loro a combattere per te. Mosè poteva pure rispondere e dire ok, mi basta questo. Signore, tanto ormai ho imparato, dopo tutto quello che ho visto, dopo tutti i miracoli che tu hai compiuto attraverso di me, che ho aperto il Mar Rosso quando tu mi hai detto di alzare il bastone, come tu hai mandato le 10 piaghe nel popolo d'Egitto perché tu mi dicevi di farlo. Signore, adesso la parte più facile è entrare nella terra promessa, tu mi stai mandando l'esercito. Ma Mosè aveva imparato la cosa più importante. Era un tranello per lui. Poteva rischiare lui di cadere in quel momento, ma quello che Dio si aspettava e poi è avvenuto, la risposta è stata esattamente quella che Dio si aspettava di Mosè, che Mosè gli ha detto, Signore, io da questo luogo non farò nessun passo se la tua presenza non sarà con me, perché tutte le vittorie che io ho avuto, tutto quello che è successo di grandioso e di potente, tutti i miracoli che io ho visto con i miei occhi, che tu hai fatto davanti attraverso di me, è per te, Signore, per la tua potenza, perché tu eri con me, tu non mi hai lasciato mai. Mosè imparò a camminare nell'umiltà. Successe qualcosa di molto forte nella vita di Mosè in quel momento. Perché Mosè, io lo immagino, perché come diciamo sempre, la Bibbia bisogna vederla, non soltanto leggerla. Mosè, in quel momento, quando Dio gli disse ti manderò il mio angelo, Mosè ha detto io so chi sono, io so qual è la chiamata nella mia vita, io so che sono un liberatore, io so che tu mi hai chiamato a guidare questo popolo, ma so anche, Signore, che la cosa più importante per adempiere il proposito che tu hai stabilito nella mia vita è che tu sia sempre con me. Lui ha riconosciuto il livello più alto di un leader perché lui ha detto io non posso continuare senza di te. E Gesù ha detto ai suoi discepoli, lo dice ancora a noi oggi, voi non potete fare nulla senza di me. Ascoltami, se vogliamo vedere il risveglio non possiamo farlo senza di lui. Se vogliamo vedere i miracoli nella nostra vita, senza di lui non possiamo farlo. Se vogliamo vedere la nostra famiglia restaurata senza di lui, non possiamo vederlo, non possiamo vivere. Se vogliamo avere una vita grandemente benedetta, senza di lui non possiamo averla. Amen. Noi abbiamo bisogno di lui. E l'umiltà è la completa arresa a Dio. Sapete qual è il rischio di molti credenti? E sapete, io non lo dico perché l'ho sentito dire o perché l'ho letto in qualche luogo. Io lo dico perché l'ho visto, l'ho sperimentato. Perché il rischio di tanti credenti è che dopo essere stati grandemente benedetti da Dio, si dimenticano del Signore, iniziano a camminare da soli a braccetto, proprio così a braccetto, con l'orgoglio. Ho visto famiglie arrivare al Signore, non dico in chiesa, perché non è solo in questa chiesa che le persone vengono benedette. Le persone vengono benedette quando vanno al Signore. Però nel nostro caso io ho visto persone entrare in chiesa, andare quindi ai piedi di Gesù, magari in famiglie disastrate, divise, c'era una famiglia in particolare che non avevano i soldi nemmeno per mangiare, distrutta. E a un certo punto sperimentano la benedizione di Dio, riconciliazione in famiglia, restaurazione, la gioia che avevano persa, la pace, la shalom di Dio, la prosperità economica. Persone che non lavoravano, hanno ricevuto miracoli nell'area finanziaria e Dio l'ha benedetto nel lavoro. E poi, piano piano, quando hanno visto che giravano i soldi, quando hanno visto che andava tutto bene, hanno iniziato a camminare da soli. Passarsi i capricci. Se prima spendevano, avevano una vita che guadagnavano 800 euro al mese, conducevano una vita di 800 euro al mese, poi magari ne guadagnavano 2-3 mila euro al mese, e queste ne ho conosciuto diverse,
conduciamo un tipo in uno stile di vita di 4.000-5.000 euro al mese. Sono allontanati poi nuove amicizie, allontanandosi da Dio, allontanandosi dalla Chiesa. Sapete la tristezza qual è? Che poi ho visto queste stesse persone che hanno camminato a braccetto con l'orgoglio e farà proprio modo di nuovo ritornare in una condizione peggio di prima, perché non hanno continuato a camminare nell'umiltà. Amen. E sapete, siccome Dio ci conosce, Dio sa come noi siamo, e Dio ha avvisato il popolo di Israele in questo. Deuteronomio 8:11, quando il popolo stava per entrare nella terra promessa, Dio gli dice: guardati da dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto di osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga che dopo che avrai mangiato a sazietà, avrai costruito e abitato nelle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescere il tuo argento, il tuo oro e abbondare in ogni cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il Dio tuo, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù. Dio li sta incoraggiando e li sta avvisando, perché in un altro passo dice che tu raccoglierai in una terra dove tu non hai seminato, tu abiterai in case che tu non hai costruito, tu mangerai abbondantemente. Ascoltami, ma quando tu inizierai a mangiare ti farai quella pancia bella piena, perché finalmente non mangi soltanto manna, ma ci sarà il ben di Dio, la pasta con le sarde, la pasta alla matriciana, il ragù, questa e quell'altra, la pasta con il forno, perché noi a Palermo non diciamo pasta al forno, diciamo la pasta con il forno, quindi molti si portano sia la pasta sia con il forno pure. Abbiamo un modo di parlare tutto nostro particolare. E quindi che significa? Che poi dice: non ti dimenticare da dove sei venuto. E sapete, molti credenti oggi si dimenticano da dove sono venuti, di quello, il processo che Dio ha fatto. Io conosco molti di voi, conosco la vostra storia, alcuni che erano arrivati in chiesa al Signore che erano depressi, depressione che non c'era più nulla da fare, e sono usciti dalla depressione. Chi era drogato e Dio, senza bisogno di avere cure, di ricoverarsi, Dio le ha guariti, le ha tirati fuori dalla tossicodipendenza. Chi era un ladro e ha cambiato completamente vita, chi aveva problemi familiari, ho visto la riconciliazione in quella famiglia, chi è arrivato completamente, che non avevano neanche un centesimo per mangiare, e a un certo punto, dal momento in cui sono arrivati al Signore, ricevono l'abbondanza da parte di Dio. Ma ho visto persone che non hanno saputo gestire l'abbondanza di Dio, non hanno continuato a camminare nell'umiltà, dipendere ogni giorno da Dio, e Dio stava avvisando il popolo di Israele in quest'area. E dice nel verso 17: guardati da dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Mamma mia, quante persone, ma non soltanto persone che non conoscono Gesù, persone, tanti credenti che dicono: io, grazie a io, tutto quello che ho è grazie a me, perché mi sono fatto da solo. Ma Dio dice: ma ricordati dell'Eterno tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze. Colui che ti dà la forza, colui che ti dà l'unzione, è colui che è la fonte della tua benedizione. E non lo devi mai dimenticare questo. Domenica scorsa ho parlato di Davide. Davide aveva iniziato nell'umiltà, era un pastorello, e lui ha continuato a camminare nell'umiltà fino a diventare il re di tutto Israele. Ma sapete quello che mi fa sempre di più innamorare la figura di Davide? Che Davide, anche quando lui è diventato re di tutto Israele, non soltanto di Giuda, perché per 7 anni ha regnato solo in Giuda e poi per 33 anni per tutto Israele, quando lui si è seduto sul trono, Davide non si è inorgoglito, anzi, Davide proprio in quel tempo lui ha iniziato a scrivere i migliori salmi. E Davide, io lo immagino seduto nel trono, invece di dire: wow, sono diventato il re di tutto Israele, adesso tutti sono sotto di me e io domino su tutti i popoli, io sono quello che ha sconfitto il gigante Golia, io sono quello che ha sconfitto tanti filistei, ho fatto questo, ho fatto quello. No,
Davide scrive nel Salmo 103: anima mia, benedici l'Eterno e tutto ciò che in me, benedica il suo santo nome. Anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare mai nessuno dei suoi benefici, perché egli è colui che guarisce ogni infermità. Alleluia! Salva la tua vita e gli perdona tutte le tue colpe. Digli la persona accanto a te: Dio ha perdonato tutte le mie colpe. Chi stava scrivendo questo salmo lo sapeva molto bene, perché lui era stato perdonato dal peccato di adulterio e di omicidio. E quindi lui riconosceva la grazia di Dio nella sua vita. Dio è colui che salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Digli alla persona che è dietro di te: Dio ti sta facendo ringiovanire, perché la sua grazia è su di te. E Dio sta rinnovando tutte le tue cellule per renderti ancora più intelligente, più bello e per guarirti da ogni infermità. Alleluia. Inutile che mi guardi, perché tu sei stata guarita da ogni tua infermità. Con te sto parlando, che non mi guardi. Alza le mani e dire: Signore, grazie. Tutte e due siete accanto. È stato dichiarato a tutte e due che siete state guarite, perché egli non soltanto ha perdonato nel passato, ma egli è colui che guarisce e sana di ogni infermità. Ti corona di beni e benignità. Amen. Avete ancora tanta strada da fare, soprattutto tanti anni da sopportarmi, quindi Dio vi costringe ad avere una lunga vita e in salute. Ieri, mentre meditavo, anzi venerdì, Spirito Santo mi faceva vedere che l'umiltà ti fa riconoscere il tuo ruolo in questa vita, ma soprattutto ti fa riconoscere anche, questo è il segreto dell'umiltà, che ti fa riconoscere il ruolo degli altri. E lo Spirito Santo mi ha fatto vedere, perché noi quando parliamo di prima Samuele, seconda Samuele, portiamo l'esempio di Davide, di Saul, ma c'è un terzo personaggio, che è un personaggio di poco scomodo, che si chiama Jonathan, si chiamava. E Jonathan è un vero esempio di umiltà, perché Jonathan era un giovane forte, valoroso, un giovane che credeva nel patto come Davide, perché quando ci sono stati momenti in cui lui insieme al suo scudiero, andate a leggere la storia, si trova mi sembra in 1 Samuele 18, anzi no 14, che lui insieme al suo scudiero c'era una guarnigione di filistei, salito su una montagna, e lui andò a combattere insieme con il suo scudiero con alcuni della guarnigione dei filistei. Dice la scrittura che quando iniziarono a vedere che queste persone, questi soldati stavano morendo, che quella guarnigione fuggì, ed era una moltitudine di filistei che fuggirono per un atto di fede e di coraggio di Jonathan. Dio è intervenuto, quindi è un uomo, che un ragazzo che si poteva vantare di tutto questo, e lui conosceva molto bene il suo ruolo, perché lui era il figlio di Saul. Qual era il suo destino? Umanamente parlando, che lui sarebbe diventato re a posto di Saul. Ma lui invece ha riconosciuto il ruolo di Davide, che era Davide che sarebbe diventato il re. Lui non lo vide come un rivale, non lo vide come una minaccia, lui lo vide come una grande risorsa, non solo per la sua vita, ma per il popolo di Israele, al punto tale che Jonathan, che era il figlio di Saul, Saul perseguitava Davide, Jonathan, riconoscendo che Davide sarebbe stato il futuro re perché era stato unto da giovane, Davide ha difeso, Jonathan ha difeso Davide, ha preso le sue difese dal padre, l'ha protetto. E dice la scrittura che quando all'inizio che lui l'ha conosciuto, prima Samuele 18:1, dice che quando Davide sconfisse il gigante Golia,
Lui non soffrì di gelosia o di invidia. Sapete perché? Perché lui ha riconosciuto che non era insieme agli altri, insieme come a suo padre, insieme a tutto l'esercito, non era sceso a combattere Golia. Quindi anche lui aveva avuto paura. E quando ha visto questo giovane di 17 anni che è andato a combattere contro il gigante, lui, dice la scrittura, che si legò a Davide. Poteva dire a suo padre: no, stiamo attenti a questo, perché questo mi toglie la posizione. No, dice la scrittura in 1 Samuele 18 che la sua anima si legò a quella di Davide e fece un patto con lui. È straordinario questo. Quanti di noi sarebbero disposti a vedere che c'è qualcuno che è stato unto, e magari quel posto che tu ambivi, che tu desideravi, Dio ti fa vedere che sarà un'altra persona a posto tuo. Sapete, Jonathan non cercava i propri interessi. Questa è l'umiltà, e questa è l'umiltà che ogni credente dovrebbe avere, perché lui non cercava il proprio interesse, lui cercava l'interesse, il bene per Israele, e sapeva che Davide, che suo padre aveva fallito, riconosceva il fallimento di suo padre e riconosceva che invece Dio aveva unto quell'uomo. Alleluia. Dice nel verso 4 che da Jonathan, quando si legò con Davide, si tolse i suoi abiti, si tolse il mantello, le sue vesti, prese le sue armi e li diede a Davide. Praticamente, profeticamente, lui stava riconoscendo davanti a tutti che Davide sarebbe stato il futuro re. Davide li indossò, quegli abiti. Vi ricordate un passaggio precedente? Quando Davide, prima di scendere a combattere contro Golia, Saul gli aveva dato le sue vesti, la sua armatura. Cosa ha fatto Davide? Dice: questa armatura per me non va bene. Sapete, quelli erano, la vedo così, quelli erano gli abiti dell'orgoglio di Saul. No, io non voglio camminare nell'orgoglio. Quando invece Jonathan gli diede i suoi abiti, lui li indossò perché quelli erano gli abiti dell'umiltà. Dice: io vorrò camminare sempre con questi abiti, con gli abiti dell'umiltà. E così è avvenuto. Sapete, quell'atto che ha fatto Jonathan è quello che ha fatto Gesù con noi. Gesù si è spogliato delle sue vesti, ma a differenza di Davide, di Jonathan, lui non soltanto prese le sue vesti e li diede a ciascuno di noi, ma prese le nostre vesti, la natura di peccato, e lui se l'è portata sulla croce. Wow, l'umiltà di Gesù. Jonathan aiuta Davide e lo riconosce come futuro re. Prima Samuele 23:16, guardate, questo è un passaggio straordinario. Io quando leggo questo verso, credetemi, dico: Signore, ma veramente un uomo come Jonathan è arrivato a questo livello? Perché Saul stava perseguitando Davide, lo voleva uccidere. E a un certo punto Jonathan va a trovare, che era il suo migliore amico, va a trovare Davide, e dice la scrittura che lui è andato da Davide per fortificarlo ad avere fiducia in Dio. Davide, io credo questo, che eri il futuro re. Tu che ti stai prendendo il mio posto, un giorno sarai al mio posto. Io voglio ricordarti tutte le promesse che Dio ha fatto nella tua vita, come lui ti ha unto. E gli ha detto: tu devi dipendere da Dio, ti ricordi tutti i successi che tu hai visto, hai avuto nella tua vita, hai visto come ha sconfitto Golia, quante vittorie tu hai ottenuto, chi è stato? Sei stato tu o è stato qualcun altro? È stato Dio, lo fortificò nel Signore. Questa è la vera amicizia, ricordatevelo. Il vero amico, la vera amica, non è quella quando tu hai un momento di scoraggiamento, di crisi, che magari ci può pure stare in un momento di crisi, di sconforto, parli male anche, ti stai sfogando, no? E parli male anche degli altri, dei fratelli, un momento di sfogo, ci può pure stare. O pastore, sempre con le sue battute, ma ti rendi conto
che personaggio, ma ancora una persona seria, ma dico io, prima di predicare si fanno queste cose di qua, di là, e magari in quel momento ce l'ha con me, no? Tu invece di azzicchiare la forchietta, come diciamo noi in greco, quindi dare, continuare, tu che cosa devi fare? Ascoltami, Michele, io comprendo che in questo momento, Gioia mia, tu sei scoraggiato, ma ricordati quello che Dio ha fatto nella tua vita. Cerca la faccia di Dio, questo è il vero amico, e questo è il vero amico di Davide. E sapete, guardate le parole che gli dice Jonathan a Davide. Verso 17. Egli disse, Jonathan, non temere, poiché Saul, mio padre, non riuscirà a metterti le mani addosso. Tu regnerai sopra Israele e io sarò il secondo dopo di te, e lo sa bene anche Saul mio padre. È straordinaria questa parola, perché Jonathan aveva anche lui un rapporto con Dio, aveva intimità con Dio, e quando tu hai intimità con Dio cresce nell'umiltà, e a te interessa non il ruolo, la posizione che tu vorresti nel naturale, ma tu aspiri alla posizione che Dio ha stabilito nella tua vita. E Jonathan stava dicendo, io non ho gelosia di te, non provo invidia per te, Dio ha stabilito te come re. Sai una cosa, io voglio essere colui che ha l'onore di stare a tuo fianco e di servirti, perché insieme cercheremo il bene della nostra nazione. Ed è quello che Dio sta cercando in questo tempo. Dio sta cercando uomini e donne fedeli affinché questo grande risveglio arrivi nella nostra nazione. Alleluia. Molti aspirano ad essere come a Davide. Meraviglioso essere come a Davide. Ma io aspiro ad essere un Jonathan. Io aspiro a essere come un Caleb. Caleb era un esortatore. Caleb era colui che stava a fianco di Mosè, di a Mosè, e incoraggiava. Di Giosuè, scusate, faceva parte delle due spie che non hanno avuto paura dei giganti. Concludo con un altro personaggio della scrittura che parla del Nuovo Testamento. Era molto orgoglioso, diventò umile e camminò nell'umiltà. Io vi sto parlando dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo dice che quando la Chiesa era perseguitata, i cristiani, dice che Saulo devastava la Chiesa entrando di casa in casa e trascinandone uomini e donne. E poi dice in Atti 9:11, è tremendo quello che è scritto in Atti 9:1, dice Saulo, sempre ispirante, minacce di strage, cioè lui faceva strage contro i discepoli del Signore, si recò da sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se avesse trovato quelli che seguivano la via, uomini e donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Saul aveva zelo per le cose di Dio, era zelante, era un conoscitore della parola di Dio, era un fariseo. E Davide, io lo immagino, la Bibbia non c'è scritto, però io lo voglio immaginare così, su cavallo. Forse camminava a piedi quando è caduto, però io lo voglio immaginare con il cavallo, che lui, orgoglioso, camminava con quelle catene. Quando entrava nelle città, diceva, io ho queste pergamene. Io ho un decreto da parte dei sommi sacerdoti e ho il diritto di incatenarvi e di legarvi. Guardate bene questo, quello che lui aveva cercato nel naturale. Guardate bene questo, perché poi alla fine c'è il bello. Pergamene, lettere che teneva in mano, lettere scritte dai sommi sacerdoti, dalla religiosità, dai giudici, per condannare di coloro che stavano seguendo la nuova via. Ed era orgoglioso di camminare con quelle catene, perché con quelle catene le avrebbe legati, le avrebbe trascinate nel carcere, le avrebbe fatti uccidere, come ha fatto con Stefano.
E lui correva con quel cavallo, orgoglioso di quello che stava facendo, perché era convinto di fare la volontà di Dio. Ma dice la scrittura che a un certo punto lui stava camminando contro la Chiesa. Ascoltami, tu fai parte della Chiesa. E quando qualcuno si mette contro di te, quando qualcuno fa una causa contro di te ingiusta, quando qualcuno ti sta accusando, quando qualcuno sta macchinando del male contro di te, ricordati una cosa, che tu sei la Chiesa, tu fai parte della Chiesa. Ma la bella notizia è che il capo della Chiesa ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome, che è Cristo Gesù. E chiunque si mette contro di te si mette contro la Chiesa. Saulo si era messo contro la Chiesa. Ed è intervenuto Gesù, e Gesù ha detto: perché mi stai perseguitando? E Saul è rimasto, Saul è rimasto così, come disse, so, perché sta, che sta succedendo? La sua vita è cambiata in un attimo. Quell'uomo orgoglioso, quell'uomo che sapeva tutto, che aveva, conosceva molto bene le scritture, caduto a terra, crollò. E gli dice: Signore, cosa vuoi che io faccia? Ho capito che non avevo capito niente. Ma d'ora in poi voglio fare solo quello che tu mi dirai di fare. E ora cosa devo fare? Cieco. Non aveva più la visione naturale. Si chiusero gli occhi naturali e si aprirono gli occhi spirituali e iniziò a vedere qual era la chiamata della sua vita, che lui era chiamato a essere apostolo dei gentili e che non era quello il modo. Gli disse, dice: entra in città, c'è un discepolo, non un apostolo né un dottore della parola, un discepolo qualunque, però questo discepolo è uno che ha comunione con me, ha intimità con me, è una persona umile e sarà lui stesso a pregare per te. E fatti capire che tutto quello, tutte quelle ari che tu ti davi non servono a niente. Cosa fai adesso che sei cieco? Cosa fai adesso che sei caduto a terra? Cosa fai adesso che ti rendi conto che senza di me non puoi fare nulla? Sapete, c'è stato un cambiamento nella vita dell'apostolo Paolo. E io, quando vedo questa lettera, la voglio vedere. Immagino l'apostolo Paolo in quei momenti. Sapete perché? Lui viveva nei sensi di colpa, perché lui aveva ucciso, aveva visto morire Stefano, aveva ucciso persone sicuramente, lui era stato a causa, aveva preso mogli, bambini. Immagino in quel momento, quando lui entrava nelle case, strage, se li portava dietro, e quei bambini che piangevano perché si stava portando i suoi genitori. Quindi il suo cuore in quel momento, quando ha iniziato a pensare tutto il male che aveva fatto, si rese conto della grazia di Dio nella sua vita. E dice Filippesi 3:8, molti si vantavano, dice: benché anche nella carne io avessi di che confidarmi, se qualcun altro pensa di avere di che confidarsi nella carne, io posso fare molto di più. Io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, ma ciò che per me era un guadagno, io l'ho reputato un danno per me a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, io reputo che ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale rinunciai a tutte queste cose e le ho reputato tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Tutta la sua conoscenza, tutte le sue abilità, tutte le sue esperienze, la Bibbia, la traduzione originale dice che per lui era come letame, non serviva a nulla, letame. Era diventato così umile da ritenersi il minimo degli apostoli. In Prima Corinzi 15:8 lui dice che, come l'esperienza che aveva fatto, la grazia di Dio, io che sono l'ultimo degli apostoli e poi apparsa a me,
e io mi sento come l'aborto. Ma per la sua grazia, ripetete insieme a me, ma per la sua grazia sono quello che sono. Paolo aveva sperimentato la sua grazia, la grazia di Dio nella sua vita. Per questo crebbe nella grazia e nell'umiltà. E dopo l'incontro con Gesù imparò ad essere umile, ubbidiente e dipendente soltanto da Dio. Ascoltami, quando avviene il cambiamento. Davide, cioè Saulo, con quel cavallo correva. Aveva zelo e entusiasmo, perché stava facendo a modo suo la volontà di Dio, ma era la forma sbagliata. E camminava con delle lettere, convinto che quella era la volontà di Dio, con quelle catene che servivano a legare e imprigionare. Ma quando ha fatto un incontro con Gesù, ha scoperto qualcosa di straordinario, che quelle erano lettere scritte da uomini, ma che Dio aveva preparato delle lettere in bianco, dove lui avrebbe scritto sotto dettatura di Dio tre quarti del Vangelo. C'era un proposito nella sua vita. C'è un proposito nella tua vita. E sai una cosa? Lui camminava con quelle catene per legare le persone. Vieni pure tu qua. Lui legava le persone, i cristiani, per portarli, li trascinava così, ti faccio male. E immagina il male che faceva Paolo. Lui li trascinava nel carcere. Ma a un certo punto, quando lui ha fatto un'esperienza nella sua vita, quando Paolo ha scoperto chi era Cristo Gesù e l'ha chiamato nella sua vita, lui ha iniziato a scrivere le lettere ai Colossesi, agli Ebrei, ai Romani, a tre quarti di quello che noi vediamo scritto nella Bibbia, perché c'era un proposito. Ma Paolo ha scoperto che lui doveva anche, è diventato poi un liberatore, perché poi vediamo che Paolo sperimentò per la sua grazia che quando era in quel carcere sperimentò che lui liberò quei prigionieri, perché lui stesso si era ritrovato prigioniero e lui stesso ha scoperto che per la grazia di Dio, ripetete insieme a me, per la grazia di Dio lui ha liberato i prigionieri. Ascoltami, non è finita qui, perché c'era un decreto contro ciascuno di noi. Il diavolo aveva scritto delle accuse contro di noi che ci condannavano per la natura di peccato, per i nostri peccati, per i nostri errori, per i nostri fallimenti. Benvenuto lui, il grande liberatore Cristo Gesù, che ha preso quel decreto che era scritto contro di te, l'ha appeso su quella croce e lui si è addossato tutti quei decreti e ti ha reso libero e ha scritto una nuova storia per te che era già stata scritta nei luoghi celesti. C'è una storia nuova. La Bibbia dice che noi siamo opera sua e che siamo stati creati, rigenerati per compiere le opere che lui ha precedentemente preparato per ciascuno di noi, per te. Alleluia! Alleluia! Continuiamo. Oh, rata baba la cata Jesus sere chiera. Oh, roto poro soporo Jesus sere chiera. Alleluia! Oh, rata baba la cata Jesus sere chiera. Oh, rata baba la cata Jesus sere chiera. Oh, roto poro Jesus sere chiera. Oh, roto poro Jesus sere chiera. Oh, rata baba la cata Jesus sere chiera. La morte è vinta, il velo è spezzato,
la tomba è vuota per sempre. Cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto mio Gesù. Senza
forza, tutti insieme. Egli è cresciuto davanti a lui come un germoglio, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza di attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini. Questa è anche la tua storia, che è quello che lui si è portato. E a volte tu pensi: ma io sono stato disprezzata, sono stato abbandonato dai miei genitori, mi hanno lasciato solo, nessuno mi può capire. Uomo di dolori, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, non lo voglio vedere. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Ti sei mai sentito o sentita in questa condizione, disprezzata dagli altri? Magari tu entravi in un posto e magari gli altri si voltavano la faccia. Ti è mai capitato di essere abbandonato da un marito, tradito da una moglie, abbandonato dagli amici, tradito dagli amici? Hai provato dolore, sofferenza fisica? Ti sei ritrovato da solo? Sei stato disprezzato? E tu hai pensato: forse nessuno mi può capire. Forse hai ragione. Nessun uomo e nessuna donna forse può capire realmente il tuo problema. Forse io non posso capire il problema di essere abbandonato dai genitori, perché io ho avuto dei genitori meravigliosi. Ma sai una cosa? C'è qualcuno che ha provato tutto questo. C'è qualcuno che ha provato anche l'abbandono del padre. C'è qualcuno che ha provato dolori in tutte le parti del suo corpo, che è stato abbandonato da tutti, pure dai suoi discepoli. Il padre che a un certo punto, quando lui è divenuto peccato, quando Gesù si è preso il nostro peccato addosso, Dio non poteva guardare il peccato. E io immagino la sofferenza non soltanto del figlio, ma io immagino anche la sofferenza del padre che si è dovuto voltare. E Gesù ha provato l'abbandono perché ha detto: Eli, Eli, perché mi hai abbandonato? E forse in questo momento sto sentendo alcune voci di qualcuno che ha detto: mamma o papà, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai lasciato solo quando io avevo bisogno? Sappi una cosa, che la Bibbia dice che lui ha provato tutte queste cose e tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo reputavamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Tutti ridevano di Gesù, i suoi accusatori, guardalo. Gli hanno messo pure quella corona di spine, quel mantello. Dice: ora tu che hai detto che sei il re dei Giudei,
e ridevano di lui, lo prendevano in giro. Ma lui, sapete una cosa? Lui stava portando su quella croce anche i peccati di coloro che gli sputavano in faccia. E questo è quel nome meraviglioso di cui abbiamo ricevuto la meravigliosa grazia. E questo nome meraviglioso è Gesù. Non sei più da solo. Non sei più da sola, perché Lui è con te. E Lui ha detto: anche se tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. E mentre gli occhi sono chiusi, voglio fare un appello questa mattina a tutti coloro che ancora non hanno fatto un'esperienza con Gesù. Se c'è qualcuno che non ha mai fatto la preghiera di salvezza, che non hai la certezza che se muori in questo momento non sai dove andrai, se andrai all'inferno o al paradiso, e non hai questa certezza, o che ti sei allontanato da Dio, io questa mattina voglio pregare per te, perché tu hai bisogno di Gesù, non puoi andare più avanti da solo. Tu hai bisogno di Gesù, hai bisogno che quel peso che ti sei portato avanti fino adesso lo devi gettare su di Lui, che quella condizione di peccato la devi portare qua sulla croce, perché è Lui che si è preso i nostri peccati. E mentre gli occhi sono chiusi, se vuoi ricevere Gesù, io voglio pregare per te. Ovunque tu ti trovi in questo momento, nel posto, alza la tua mano, fagli vedere a Gesù: Gesù, io voglio riceverti come Signore e Salvatore. Dio vi benedica, Dio ti benedica. E anche coloro che si sono allontanati da Dio, venite qua davanti. Alleluia. Venite, venite, per favore, se siete da soli, perché chiedo ai ragazzi di Impact, che a queste persone tenete la mano alzata, alzate, chiedo ai ragazzi di Impact di accompagnare, di farli venire qua davanti, voglio pregare per loro. Alleluia. Tenete la mano alzata, perché ci sono i ragazzi che vogliono accompagnare. Alleluia, benvenuta. So che c'è qualcun altro, sì, sì. Alleluia. Benvenuto, benvenuto. Chiede ai ragazzi di Impact di venire. Alleluia. Oh, roto coro Gisa, serecheia, papà ragata, roba ragata, Gisa, serecheia. Venite, venite qua, venite, venite. Io vi chiedo di mettervi attorno a questi ragazzi, attorno a loro, anche le ragazze. Le ragazze, mettetevi attorno a tu, la luce, mettetevi attorno a loro. Tu, mettetevi attorno a loro, mettetevi attorno a loro. Fate sentire che siamo una famiglia qua. Voglio chiedervi di fare un applauso a questi, queste ragazze, queste persone. Mettiamoci a cerchio, dateci la mano agli altri, voi quelli di Impact, che tutti siete messi a cerchio qua, attorno a loro. No, no, voi state al centro, voi state al centro. Alleluia. Alleluia. Ripetete insieme a me, questa è la preghiera più importante. Signore Gesù, io questa mattina riconosco che sono un peccatore, e questa mattina riconosco che ho bisogno di te, e prendo la mia decisione di riconoscere che tu sei morto sulla croce, ti sei portato tutti i miei peccati, la mia natura di peccato, per darmi la tua giustizia. E questa mattina io credo nel mio cuore e confesso con la mia bocca che tu sei il mio unico Signore e il mio unico Salvatore. E le cose vecchie sono passate e sono tutte nuove, perché tu mi hai liberato, mi hai salvato,
donandomi la vita eterna. E adesso davanti a me c'è un nuovo capitolo, la storia vera che tu hai scritto per me prima ancora che io nascessi. E da questo momento in poi camminerò seguendo solo la tua volontà. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Vi chiedo di abbracciarli. Stringetevi, 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 abbracciate, abbracciate. Stringetevi, stringetevi attorno a loro. Questa è la vostra famiglia, la vostra casa. Seguite i ragazzi. Voglio fare un appello a tutti coloro che avete vissuto il senso dell'abbandono. Io sentivo poco fa questa voce che diceva: perché mi hai abbandonato? Non so a chi ti rivolgevi. Era coniuge, un figlio, un genitore, un amico, un fratello, ma sentivo questa voce, vedevo questa persona piangere, hai vissuto questo senso di abbandono. Voglio chiederti di avere il coraggio di uscire dal posto, venire qua davanti, davanti a Dio, davanti al trono della sua grazia, portare questo peso. Vieni, vieni, venite, accompagnate per favore. Voglio chiedere anche ai ragazzi dello staff di accompagnare le persone che vengono qua davanti, voi dello staff, tutte le persone che vengono, anche i giovani, accompagnatele per favore, non lasciateli soli, non aspettate che siano gli uscieri, accompagnateli voi. E stategli vicino, per favore. Qua c'è qualcuno solo. Staff, per favore, non fatevelo ripetere due o tre volte. Alleluia. Vi chiedo di abbracciare queste persone che hanno bisogno di un abbraccio. Qua c'è una persona pure che è sola. Vieni, vieni. Nel frattempo che state abbracciando la persona in silenzio, affinché possa sentire l'abbraccio del Padre. Sapete, Dio non è soltanto padre, ma anche all'amore della mamma. Sentite questo, che è un abbraccio
di Dio per la vostra vita e che ti sta dicendo non sei più solo. Ministrate sulla loro vita, ministrate sulla loro anima. Chiedo a coloro dello staff, soprattutto anche a quello dei giovani, per favore uscite dai vostri posti, anche coloro che fanno parte di un servizio in chiesa, uscite un attimo dai vostri posti, se avete le persone accanto a voi abbracciate, donne con le donne, uomini con gli uomini, abbracciate, fate sentire l'amore di Dio, pregate gli uni per gli altri. Vai Michele, vai, andate. I ragazzi. Jeremy, non sarai seduto, vai. Abbraccia qualcuno, tu sai cosa significano certe cose di cui abbiamo parlato. E lasciati guidare dallo Spirito Santo in questo momento e vai in un ragazzo. Forse non lo conosci, ma lasciati guidare dallo Spirito Santo e valla ad abbracciare, non andare dagli amici. Pastora Serena, lo Spirito Santo ti sta mettendo, rimani concentrata, che ti sta mettendo qualche parola profetica che adesso devi dire. Quindi lascia un attimo, se puoi dare il bambino o puoi venire anche con lui. Oh, rotoporo, c'è un'unzione profetica in questo momento che sta scendendo. Oh, da ba ragata Jesus, anche voi, se sentite nello Spirito qualche parola. Ministrate anche per guarigione, chiedete se c'è bisogno di un miracolo per la persona con cui sei, anche se non sei un leader, non ti preoccupare, anche se sei l'ultimo arrivato in chiesa, prega se la persona che è accanto a te, che sta abbracciando, ha bisogno di un miracolo, chiedi, se hai bisogno di un miracolo io voglio pregare per te. Questa è umiltà. Anche voi che siete da casa, pregate per la persona che è accanto a voi, pregate per la vostra famiglia, per i vostri figli, per il vostro coniuge. Prega per loro, ministra. Hai l'unzione di Dio nella tua vita, sei equipaggiato per portare guarigione, per compiere miracoli nella tua casa. Qualunque sia il problema che stai attraversando nella tua famiglia, prega. Se sei sacerdote di casa, se mi stai ascoltando, prega per tua moglie, prega per i tuoi figli, prega per la tua casa, Dio compierà un miracolo. Rosanna, continua a girare secondo lo Spirito dove ti guida. Fratelli, sorelle, lasciatevi guidare dallo Spirito Santo, girate. Se vedete qualcuno da solo, pregate. Ministrate, voi siete la Chiesa, c'è l'unzione nella vostra vita. Anche voi del coro, ministrate l'uno per l'altro, abbracciate, non preoccupate. Sono loro che cantano. Che degno sei, Signore. E che degno sei, Signore.
Alleluia. Pastore Serena, vieni qua, anche se vieni col bambino, lo tengo io. Vedevo l'immagine di molle, grandi molle, e Dio mi diceva: la molla subisce una sollecitudine, può subire una sollecitudine verso il basso, ma non può essere distrutta. Può essere solo annichilita per un momento. E ci sono momenti in cui Dio prende molle delle nostre vite, sollecitandole verso il basso. E noi sentiamo come questo momento di annichilimento. E Dio mi diceva: Marcela, Marcos, Dio mi diceva: lui è un Mattia dentro casa, tu sei stato un dono di Dio. Nel momento in cui è venuta a mancare una figura importante, Dio ti ha alzato come un dono nella casa, tu ti sei sovraccaricato emotivamente dei pesi di un padre, hai preso la primogenitura del padre, le responsabilità di un padre, e oggi il tuo destino si sblocca, perché Dio è il Signore della vostra casa, Dio è il padre, è il marito, è lo sposo, e la tua vita verrà sviluppata verso il suo destino. E Dio ti dice: non temere, non avere paura, perché io sono con te, sono con Romina, sono con Elias. E vedevo la vostra casa come una grande molla che è stata annichilita nel ministero, è stata annichilita a livello familiare, ma Dio ti dice: Marcella, c'era un proposito grande e quel proposito non è finito, perché c'è un destino per Frosinone, perché c'è una chiamata sulla vostra vita, c'è una chiamata nella vostra casa, iniziate a vedere oltre, perché quello che per un tempo avete visto abbassarsi si sta alzando con una forza terribile, la forza della molla. È stato un tempo, è stato per un tempo. Ti ha dato forza alle donne di questa casa, ha dato un dono come quello di Mattia dentro casa, un Marcos che è un Mattia. Tu sei un dono, lo continuerai ad essere, ma Dio ha un proposito e ti dice: devi andare verso quel proposito. Io mi sto usando di voi. Amen. E Dio incoraggia oggi le molle di questa casa che in questo momento sono in quella fase di annichilimento. C'è un progetto. Quando Dio annichilisce, fa scoppiare fuori tutto quello che è a livello di orgoglio, a livello caratteriale, può impedire l'avanzamento e l'innalzamento, perché l'umiltà precede la gloria. Amen. Alleluia. Pastore Massimo, Rolli, Pastore Amanda, Dio vi innalzerà. Dio innalza gli umili e abbassa i superbi. E io pubblicamente vi voglio onorare, insieme anche con mia moglie, perché anche se a volte voi lavorate nel nascosto, nessuno vi vede, forse anche io a volte magari vi dico poco grazie, però voi siete per tutti noi un esempio di umiltà. Voi avete depositato il vostro ministero, non siete rimasti legati alla posizione, ma voi l'avete posta davanti all'altare per il bene della Chiesa, e noi vogliamo onorare, perché Dio vi vuole innalzare. Questo è un tempo nuovo, è passato il tempo del processo. Oggi Dio vi dice: oggi è finito il tempo del processo nella vostra vita. Avete passato, avete superato tutti quei traumi nell'anima, quei dolori,
quelle volte che vi siete sentiti soli, abbandonati, a volte vi siete sentiti anche disprezzati, avete ricevuto e avete ascoltato parole di disprezzo, ma Dio vi dice: io vi ho sempre guardato, conosco il vostro cuore e inizio un tempo nuovo, una nuova stagione, e vedo che Dio vi darà tanti figli spirituali, quelli che avete sempre desiderato, e a volte vi siete chiesti perché sono andati via, perché non sono più con noi. Dio vi dice: da questo momento, nel giro di 3 anni, ci sarà una moltiplicazione nella vostra vita, perché siete entrati in un nuovo tempo, una nuova unzione, e vi benedico nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Padre, grazie, Signore, per la tua meravigliosa parola. E Signore, noi riconosciamo che senza di te non possiamo fare nulla, e vogliamo, Signore, sperimentare sempre di più e riconoscere la tua grazia nella nostra vita. E per questo vogliamo benedirti, vogliamo ringraziarti, e come sacerdote di questa casa voglio benedire ogni persona, Signore, che è qui presente, anche tutti coloro che ci stanno ascoltando. Voglio rilasciare la shalom di Dio su di voi, sulla vostra casa, sulla vostra famiglia, nel nome di Gesù. Amen e amen. Dio continua a benedirvi. Shalom.